Ok, ci siamo con la partenza. Allora, l'ultima vettura viene posizionata in fondo allo schieramento, 71 giri di questa gara, 4 km circa da percorrere per 71 volte con Mattia De Campo in cima alla classifica. Di fronte al re le luci si accendono, 5 semafori che si spengono in questo istante, dunque parte il Gran Premio d'Austria, ottavo appuntamento della Master League 2021-2022, grande partenza direi che prende subito l'interno in curva 1 con Mattia De Campo che cerca di aggirare la traiettoria del pilota Mercedes, vanno insieme appaiati nella salita che porta a curva 3, una grande accelerazione della Mercedes direi di Simone Violo che prova a prendere la prima posizione, la prima piazza su Mattia De Campo che invece resiste all'esterno. Attenzione anche a Raffaello Morga che all'esterno in terza posizione ha cercato l'incrocio di traiettoria lungo Mattia De Campo che a questo punto deve cedere il primo posto al re, a Simone Violo, autore di una partenza fulminante, pazzesca. Assolutamente una grandissima partenza da parte di lei, l'avevamo detto, adesso bisogna vedere se ne avrà per scappare. In questo momento Mattia De Campo deve cercare di rimanere lì e assieme a Rafał Edex, che in questo momento non ha mollato un attimo, è rimasto lì, ha provato diciamo l'attacco, però saggiamente rimane lì perché ovviamente sarà forse una gara tutta a trenino. Adesso bisogna vedere nei prossimi passaggi perché poi sarà l'utilizzo del DRS. Occhio, detto che c'è anche una McLaren che è molto arrembante su Luigi Di Legge. E quindi i primi 4 km 3 di questo Gran Premio d'Austria della Master League si chiudono con Simone Violo, re in cima alla classifica di fronte a Mattia De Campo, poi Raffo, Mattia Metrano, Dede, Jacopo Rochita, Di Leggio, Napolitano, Flaminio, poi Mauro Perazzo in decima posizione, tutti sono partiti con gomma media, con la gialla, quindi il compromesso, diciamo, adatto a questa gara, a questi 71 giri che saranno ricchi di passione. Attenzione al DRS e alla scia, perché questa è una pista estremamente dipendente da questi due elementi, dall'ala mobile e soprattutto dal drag che piano piano si va a ridurre sempre di più mano a mano che la velocità sale e che i rettilinei si allungano e si distendono nei 4 km e mezzo circa del tracciato di Spielberg. Siamo nel secondo giro, stiamo arrivando sulla fotocellula del secondo settore. Dunque, un re che si sta difendendo. Aspettiamo i distacchi 7 decimi. Quindi Mattia De Campo per ora potrebbe utilizzare l'ala mobile, potrebbe attivare il DRS nel prossimo giro. Raffo, stessa cosa, sono tutti lì. E effettivamente, l'hai detto tu, Simone, è una gara che ci aspettiamo proprio dipendente dal DRS. Aspettiamo le soste per avere un primo frazionamento, una prima selezione. Sì, è importante, adesso DRS è abilitato e Ray in questo momento è riuscito un pelino a scappare verso Rafał Edex, cioè verso Matthew, scusatemi. Però comunque adesso ci avrà un DRS, quindi sarà molto interessante vedere nelle soste chi riuscirà ad avere la meglio, perché in questo momento sono tutti lì, sono praticamente dal primo all'ultimo in meno di 6-7 decimi, quindi bisogna vedere in gara cosa succederà. Salutiamo anche tutti i ragazzi che sono arrivati in chat, vi diamo anche la possibilità di farci qualche domanda, di interagire con noi, con le classiche emoticon anche del fit, insomma, pronosticate anche questo Gran Premio d'Austria che si preannuncia importantissimo per capire un po' la storia di questo campionato che vede Mattia De Campo in cima alla classifica piloti con un punteggio totale di 137 fino a questo momento con 324 del pilota Mercedes, 103 di Jacopo Rochita. È un mondiale a tre, è un mondiale che si giocherà tra questi tre piloti che per il momento stanno occupando anche posizioni importanti, ad eccezione di Jacopo Rochita un po' indietro. Vedremo se riuscirà a risalire come al solito con la strategia, il suo punto di forza. 1-6-937 è il re che però si sta imponendo e sta cercando di spingere intanto lungo di Dede in curva 1, sul posteriore sovrasterzo, inserimento di curva 1, credo che un track limits sia arrivata e intanto c'è Alessio Fiorino che ha perso delle posizioni dietro, forse un errore sempre in curva 1 per il pilota Aston Martin che infatti procede molto lentamente. Dai danni non vedo nessun danno, però forse molto probabilmente ha fatto un errore, ha fatto passare tutti. Forse E qualcosa al attenzione. fondo. Sì, molto probabilmente. Intanto c'è una lotta tra Lopensky e Toppin Kestrel che passa, Toppin Kestrel Lopensky. E adesso è molto interessante perché in questo momento con queste lotte c'è stata una lieve spaccatura tra il decimo posto e l'undicesimo, perché in questo momento Marco Gano ha 1 secondo e 6 da Zeta Pro Mauro. Da lì in poi sono tutti sotto il secondo e possono utilizzare l'ala mobile. Re in questo momento sta scappando via, sta sfruttando tutto quello che ha per riuscire a mettere Matthew fuori dalla zona DRS, ci sta quasi riuscendo, è praticamente a 9 decimi in questo momento, mentre adesso Matthew sta cercando di non perdere DRS perché se lo perde qui sarà veramente dura poi riprenderlo.
assolutamente 7 decimi ed è questo il guadagno di Mattia De Campo in scia nel primo settore. Attenzione a Napolitan che penso possa provarci. Intanto Alessio Fiorino ritirato, ritiro per Alessio Fiorino, momento difficilissimo per il pilota Aston Martin, bandiera gialla nel terzo settore, forse ritiro ai box per Fiorino, che infatti a questo punto non costringe la direzione gara a chiamare in causa la safety car. Detto ciò, un Napolitan mi sembrava molto minaccioso alle spalle di Luigi Di Legge, il distacco che era sceso tra curva 2 e curva 3 sul 2 decimi, sui 2 decimi di secondo. Ancora bandiera gialla nel primo settore, sempre per la vettura ormai ritirata di Alessio Fiorino. Da capire un po' i problemi, o problemi alla periferica, al volante per Alessio Fiorino, oppure qualche problema, qualche criticità alla connessione. 8 i decimi di distacco tra Re e Mattia De Campo. Abbiamo un primo pilota a rischio risucchio DRS ed è Dedde, che dopo quell'errore in curva 1 sembra aver perso lo smalto della prima parte di gara, dei primi due giri di gara, e ora sta subendo il rientro di Jakub Rokita. Andiamo proprio sul pilota, sull'italo polacco, vincitore del Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento stagionale, perché penso che possa essere pronto ad attaccare con il DRS aperto il portacolori. Il pilota Red Bull lo infila all'interno con l'ala mobile all'attivo e ancora prima della staccata sale in quinta posizione. Occhio a Napo anche lui, all'esterno con Di Legge in curva 2 lo passa. Grandissima mossa del pilota McLaren, vediamo se la Ferrari di Luigi Di Legge ne potrà rispondere di nuovo, ma penso proprio di no. Ma grandissima la mossa sia di Napo che di J-Sport, che sono riusciti a guantare la quinta e la settima casella. Sì, direi grandissimo sorpasso, grandissima lotta, bagarre anzi, con un Di Legge che è dovuto desistere fino a questo momento. Napo pilota sempre molto aggressivo, vedremo se alla lunga renderà questo stile di guida anche nei confronti dello Suragomme. Un po' più agevolata direi, Simone, perché il fatto di non dover partire con le soft, di aver affrontato quindi una qualifica bagnata, poi essere partiti con le medie permette di aver meno problemi nel gestire questi pneumatici e poi tentare di arrivare fino in fondo, fino alla fine della gara. Intanto Napo inizia insieme a Dede a farsi vedere su Jakub Rokita. Sì, assolutamente, le gomme medie adesso sono anche forse una gomma che in gara può fare molta differenza. Poi ovviamente nel finale si monterebbe la rossa e si va fino in fondo, però comunque c'è da dire occhio alle safety car, perché in sport e in pro ne abbiamo viste parecchie, quindi può succedere qualsiasi cosa. Attenzione, perché la gara è molto molto lunga. E siamo al settimo giro dei 71 in programma previsti per questo Gran Premio d'Austria. 6 decimi il distacco tra il primo e il secondo, tra Simone Violo partito in seconda casella, in seconda piazza, e Mattia De Campo che invece è scattato dalla pole position. Direi proprio di andare sui primi due. Adesso la situazione si è un po' stabilizzata tra Jakub Rokita, Dedde e Napolitan, quindi possiamo andare con la regia magari su Simone Violo e su Mattia De Campo, secondo me potrebbe avere un senso. Sono solo in due a lottare per la prima posizione. Abbiamo anche Raffaello Morga, Raffoidex con la Red Bull, e poi con la vettura gemella, l'Alfa Tauri, Mattia Metrano. Sono in quattro, poker di vetture in bagarre per il vertice della classifica, per la vetta della classifica. Si difende molto bene nel tratto guidato Re, che va a inviare un po' di aria sporca, oserei dire così, in questo modo, a Mattia De Campo, che poi recupera con il DRS e con la scia. Il vantaggio di De Campo è che forse in questo caso potrebbe risparmiare un po' di RS rimanendo in scia e avere poi magari un'arma in più nel momento in cui ci sarà il valzer dei pit stop. Sì, assolutamente, in questo momento Mattia De Campo non deve assolutamente perdere il DRS. E sempre qua, attenzione, bandiera gialla nel secondo settore su, penso Melissano, problemi per Melissano, che probabilmente è finito in testa coda, secondo settore o curva 3 e curva 4. E attenzione, perché in questo momento c'è anche Lopensky che ha leggermente il flap sinistro danneggiato, quindi probabilmente un contatto con lui. Erano nelle stesse posizioni, erano molto vicini prima di questo contatto. Magari potremmo avere qualche informazione nel post gara. DRS aperto per Raffo, che ha 8 decimi di distacco da Mattia De Campo, stesso gap bene o male che c'è tra il pilota dell'Alfa Romeo Racing, dell'Alfa Sauber, e la Mercedes in testa guidata da Re. Siamo nel nono giro e infatti viene comunicata proprio in grafica il lieve danno di Lopensky all'ala anteriore, con il tasse che dovrà soffrire soprattutto nei curvoni ad alta velocità di percorrenza. È un po' più staccato Mattia Metrano adesso, sembra aver commesso una piccola sbavatura tra la fine del giro precedente e l'inizio di questo nono passaggio.
Infatti ha perso anche il DRS, mentre Emanuele Felicella si libera di Topping Crestel e sale in dodicesima posizione. Sì, primo settore molto lento, di due decimi, ha perso due decimi, quindi molto probabilmente ha sbandato la prima curva, perché ha perso talmente tanto. In questo momento è fuori dal DRS, quindi sarà veramente dura per lui cercare di riagganciare i primi tre, che in questo momento stanno veramente andando veramente forte. Quindi sì, c'è da dire anche come la gestiranno questa gara i primi tre, perché stanno andando via, e quindi vedremo. Bisogna anche capire un po' i passi gara, non so se abbiamo a disposizione i passi in questa... C'è Ted, scusami, Ted con Napolitan che prova a farsi vedere su Ted, ha instaccata di curva 2 l'attacco, Ted all'interno, Napoli all'esterno, mamma mia, sportellate! E adesso attenzione sul dritto, i due, tutte e due hanno DRS, però Ted si deve riaccodare, grandissima lotta tra i due. Assolutamente, direi che... una battaglia fantastica, Napo protagonista di tante bagarre sin dall'inizio di questa gara, pilota come al solito molto aggressivo, coriaceo e solido da quel punto di vista. Vedremo se lo sarà altrettanto nel costruire la gara, nel mandare avanti il cosiddetto racecraft. Intanto ho visto lo scambio di posizioni tra Mauro Perazzo e Luca Flaminio, stanno lottando per la nona casella in classifica, 3 decimi di distacco. Mauro Perazzo è riuscito a passare, credo, Luca Flaminio. Attenzione ancora Ded e Napo, una Politan e Ded sono lì affiancati tra curva 9 e curva 10, erano affiancati in curva 9, quella intitolata a Jochen Rindt. Napo è rimasto in sesta posizione, occhio perché adesso potrà sfruttare il DRS per ricucire il distacco su Jacopo Lochita e andare all'attacco del pilota Ferrari per provare a ottenere la quinta posizione. Ma ritorniamo lì davanti, perché Matteo De Campo per la prima volta è andato vicino ai 3 decimi di distacco. Attenzione anche lì dietro, io mi scuso con Bendy, ma le battaglie sono tantissime. C'è Zetro Cromauro che sta andando all'offensiva, sull'offensiva nei confronti di Legge, ed è riuscito a passarlo. Bella la fase di gara di Mauro Perazzo, che sta prendendo ritmo ed è riuscito a recuperare posizioni su posizioni in questi due giri. Assolutamente, è stata un inizio gara bellissima da parte di Zeta Pomauro, che in questo momento è salito in ottava posizione, e adesso c'è da vedere anche come riuscirà a tenere il passo dei primi. Cioè, vedo però comunque un Dilegge un po' in difficoltà, Matteo, perché in questo momento sta perdendo anche l'aggancio con Zeta Pro Mauro. Non vorrei che magari con la battaglia ha surriscaldato un po' la gomma, ma non credo, perché adesso c'è Flaminio che è incollatissimo sul posteriore della Ferrari di Dilegge, quindi... Sarà uno spettacolo, sarà tostissimo a gestire questi momenti di gara, sia per le prime tre posizioni. Mattia De Metrano invece è un po' più isolato, è nel deserto del quarto posto, e poi tanta intensità tra la quinta e effettivamente la quattordicesima posizione, anzi tra la quinta e l'undicesima posizione, perché poi c'è Emanuele Felicella un po' distaccato da Marco Gano, di nuovo in zona DRS, di nuovo nel rettilineo che collega la curva numero 3 alla 4, staccata in discesa dove è difficile sorpassare, ma con una buona differenza dettata dal DRS il pilota, in questo caso McLaren, un Napolitan, potrebbe sperare in un attacco su Jacopo Lochita, che mi sembra avere un'ottima trazione. In uscita curva è messo abbastanza bene l'italo polacco. Sì, assolutamente. Adesso bisogna anche vedere se in questo momento riuscirà ad agguantare almeno la quarta posizione di Mattia Metrano, ma penso proprio di no, perché sarà molto difficile. Vediamo adesso anche la gestione delle gomme, perché adesso Mattia Metrano, sono curioso, adesso è staccato di tantissimi secondi, quindi molto probabilmente sta gestendo la gomma proprio per cercare di farla durare il più a lungo possibile. È vero che qua comunque l'usuramento della gomma è molto minore, però comunque bisogna vedere. Attenzione dietro, perché vedo ancora un Napolitan molto molto arrembante sul posteriore di J-Sport. E ci prova adesso un Napolitan. No, in realtà aspetta, forse vuole il DRS nella zona successiva. Vediamo l'uscita con Jacopo Lochita, che si mantiene abbastanza in sicurezza. Un Napolitan apre il DRS, il pilota McLaren cerca di guadagnare quei metri necessari per andare all'attacco di Jacopo Lochita, ma il sorpasso non arriva, aspetta ancora, non c'è quello scarto di velocità, perché sul dritto la Ferrari di Lochita di J-Sport è molto molto competitiva, e credo che il vantaggio nasca proprio dall'uscita curva, molto ordinata in ogni occasione. Sì, intanto ti segnalo che in questo giro c'è Raffo Idex che sta perdendo un pochino sul metro. In questo momento è ancora nella zona di DRS, ma sta facendo un pochino fatica per riuscire a tenere il passo dei primi due, che stanno incominciando a spingere e a scappare via.
attenzione, 3 secondi per Napolitan, i primi 3 secondi della gara. E questo, avevo proprio paura di questo, perché Napolitan ha nelle penalità, nei track limits, il suo punto debole, il suo storico punto debole, cerca di mettere il tutto in secondo piano con la velocità, in uscita di curva 1, adesso ci prova, DRS aperto, utilizza la modalità sorpasso per affiancare Jakub Rokita e riesce a sverniciare e a sorpassare il pilota della Ferrari, salendo in quinta posizione nella staccata di curva 5, nella staccata di curva 3. E adesso, attenzione alla risposta di Jakub Rokita, che è uscito bene dal rampino di curva 3, ma non è così tanta la differenza tra la McLaren e la Ferrari per consentire a J-Sport di ritornare in quinta posizione. Quindi per il momento abbiamo Re, Mattia De Campo, Raffo, Mattia Metrano, poi Alessandro Verni, Napolitan in quinta posizione, J-Sport, Jakub Rokita a sesto, Dede, Zed Pro Mauro, Di Legge e Luca Flaminio. Questi sono i primi 10 classificati, ma si sta per aggiungere a questa festa anche Marco Gano a un solo secondo. Gano è quasi in zona DRS, occhio a Topping Kestrel che si è liberato di Emanuele Fenicella. A questo punto abbiamo tantissimi candidati al quinto posto e ben 3 possibili vincitori quest'oggi: Re, Matteo De Campo e Raffo. Siamo al 15° giro di gara, tra poco si potrebbe anche iniziare a parlare di pit stop. Credo che la finestra per la gomma media sia tra il 20° e il 25° giro, dipende anche un po' dall'usura. Siamo con Luca Flaminio in scia, incollato a Di Legge, può utilizzare il DRS, strategia però applicabile anche dal pilota Ferrari, che è a mezzo secondo da Zed Pro Mauro. È tutto un trenino, tutti possono usare il DRS ad eccezione di Napolitan. Sì, è un bello peccato che comunque abbiano perso il trenino di Mattia Metrano, che in questo momento è in solitaria, però comunque si stanno veramente giocando una grande posizione. C'è da dire anche che comunque bisognerà vedere nelle soste cosa ci aspettiamo. Sì, è vero che comunque siamo ormai lì, però vedremo anche che cosa monteranno i nostri piloti, perché sì che metteranno la rossa, però magari uno potrà anche azzardare una doppia sosta, ovvero fermarsi anche in questo momento e mettere un'altra media e poi nel finale mettere una rossa. Sì, direi che possa essere una strategia abbastanza sensata, perché sappiamo quanto possa essere vantaggioso una gomma morbida nel finale di gara con meno carburante. Dipende anche un po' dalla safety car, prima mi parlavi di una possibilità abbastanza alta. Occhio a Mauro, staccato uno su Dede, arrivano, bravissimo, grandissima mossa da parte di Zed Pro Mauro, vediamo se Dede riesce a rispondere. Non ce la fa il pilota della Red Bull, che non ha il DRS per riuscire a rispondere, ma grandissima, ripeto, grandissima gara di Zed Pro Mauro in questo momento. E allora grande rimonta del pilota Williams, che salendo in settima posizione punta il suo mirino sul posteriore di Jakub Rokita, J-Sport, che tuttavia, nonostante l'aver subito il sorpasso a tutto vantaggio di Napolitan, è rimasto incollato alla McLaren e attualmente sta assaponando e sta sentendo l'odore dello scarico posteriore della vettura di Woking e rimane incollato con il DRS attivo nelle tre zone utili in questa pista. Siamo nel diciassettesimo passaggio con Mauro Perazzo, che con la sua Williams con le gomme medie gira in 1.6856 grazie al DRS e alla scia, ma ad una eccellente velocità in curva riesce a registrare il giro record in gara, andando addirittura più veloce di Re e di Mattia De Campo. Forse un peccato aver visto le qualifiche bagnate per Zed Pro Mauro, che ha tentato un assetto un po' più da asciutto, mi verrebbe da dire, perché sta andando veramente, veramente forte. Attenzione, perché là davanti c'è Raffo Idex, che è al limite, è praticamente sul pelo in questo momento, è a 9 decimi. Se perde il DRS, per lui sarà veramente difficile poi recuperare Matthew e Re. Siamo lì, adesso è un secondo, attenzione. Sì, quindi rimarrebbero Re e Matteo De Campo nel caso in cui Raffo non riuscisse a recuperare questo mezzo secondo per tornare in zona DRS. Non ce l'ha. Potrebbe complicarsi e anche di tanto la gara del pilota Red Bull, che potrebbe comunque invertire la tendenza con i pit stop, con un possibile undercut a un vantaggio di tanto su Mattia Metrano, che è crollato nei tempi nel passo gara rispetto alla top 3 di questo Gran Premio d'Austria. Mattia De Campo ancora con il DRS, ha perso la posizione in partenza con un Re che, nonostante la traiettoria
meno pulita, quella interna, quella meno gommata, è riuscito ad approfittare di un grande stacco frizione per affiancarsi in curva 1 a De Campo e poi chiudere il suo passo nel rampino di curva 3. In staccata in curva 4 vediamo un De Campo che inizia a farsi vedere un po' di più, 4,5 decimi, siamo a bordo con il pilota Alfa Romeo che in questo punto, in questa zona così veloce della pista, deve stare attento e subire l'aria sporca. Sì, è un peccato soprattutto per Raffo che in questo momento sta veramente faticando, si vede la differenza col DRS, però adesso bisogna vedere perché Mattia De Campo in questo momento è rimasto lì, c'ha ovviamente, come dici te, l'era sporca, però rimane lì, vuole sicuramente stare lì in agguato per sfruttare un errore di dire che in questo momento non è ancora arrivato. Però adesso la gara adesso in questo momento è soltanto questi due, poi bisogna vedere se durerà così. Assolutamente, e abbiamo informazioni sui tagli di questi due piloti, direi di Mattia De Campo. Per ora non hanno penalità, ma a livello di warning, di avvisi, come siamo messi? Non so se ce l'ho. Sì, ce li ho io, ne abbiamo praticamente sì, sia di Matthew e Re, ne hanno tutte e due uno, e Raffo Idex anche lui uno. Quindi perfetto. Mark, per quanto riguarda il taccuino invece, informazioni? Tutto ok, i piloti sono molto molto corretti, quindi sono contento. Molto molto bene, direi che quindi tutto procede regolarmente, non diciamolo troppo forte, sennò finisce come Spa 98. Re con 6 decimi di vantaggio su Mattia De Campo, che in questo giro sembra aver allungato un po' il distacco, sembra essersi distanziato. Vedremo la chiusura del passaggio, però il ritmo è un po' in fotocopia tra i due dall'inizio della gara. Intanto c'è un cambio host, speriamo che sia tutto ok. È purtroppo Mark, no, non è ok, Mark ha abbandonato la sessione, continueremo fino a nuovi ordini. Mauro Perazzo intanto 3 secondi di penalità, peccato per Track Limits, sicuramente questo taglio preso. Attenzione Mauro, si è girato Mauro è uscito di pista alla peccato. all'ultima curva l'ha persa, quindi peccato per lui perché stava facendo un'ottima gara per lui. La vettura non mi sembra particolarmente danneggiata, forse ha perso l'auto in inserimento di curva 10. Per il momento nessun danno. Sì, la grafica non mi dà niente, si tratta di spingere adesso o eventualmente cambiare strategia e sperare in una safety car per il pilota che ha all'attivo ancora il giro più veloce in gara. Dunque, siamo al 20° passaggio, tra poco si concluderà lo stesso, i primi due se ne stanno andando. Simone, stanno facendo la differenza come al solito, e lì dietro poi abbiamo una battaglia infinita tra una Napolitan e Jacopo Brochita. Dede che è fuori dal DRS per il momento, poi torna sui 9 decimi, di legge Flaminio, Marco Gano, e peccato adesso non c'è più Mauro Perazzo, ma fino a poco fa era lì il pilota Williams. Sì, peccato per lui perché stava facendo un'ottima gara, ma soprattutto un'ottima rimonta, perché abbiamo visto dei buonissimi sorpassi prima su Flaminio e poi l'abbiamo visto anche su Di Legge. E adesso bisogna vedere anche questo trenino qua che dalla quinta posizione fino ovviamente a... Se non vado errato, Mattia De Campo in prima posizione sembra aver passato Simone, sì. Violo, purtroppo abbiamo perso il sorpasso, ma Mattia De Campo lo vediamo proprio in questo momento, è comparso in curva 3 con il DRS e probabilmente con la modalità sorpasso di fronte alla Mercedes di Simone Violo ed ha colto il comando del Gran Premio d'Austria. Sì, adesso attenzione, vediamo se Mattia ne avrà per scappare, però non sarà molto semplice per lui. E vediamo adesso se rimane lì, ma soprattutto vediamo cosa fanno i nostri piloti, se continuano. Io penso che continueranno. Intanto dietro abbiamo visto una piccola battaglia tra Matteo Profilo e Mauro, che sono scambiate le posizioni. Vediamo adesso se Matthew ne avrà per scappare, ma vedo che fa già molta fatica, perché Ray rimane lì, ha fatto forse quell'errore, magari ha voluto farlo passare per cercare di recuperare qualcosina della batteria. Però adesso è lunga. Attenzione, intanto iniziano i primi pit stop, perché vedo un Flaminio ai box, un Patrick Spier ai box, un Topping Kestrel ai box. Attenzione, quindi prime soste Flaminio, Kestrel e Patrick Spier, tutti partiti con gomma media. Adesso montano la soft,
Quindi parte centrale di gara per Flaminio con la gomma più morbida, così come per Kestrel, e anche per la McLaren di Sperry. Tutti sulla stessa strategia, mentre la gomma rossa ce l'ha anche Lopensky, ma più usata, con 9 giri sulle spalle. Sono stati invertiti i ruoli, ecco. La regia ha cambiato, lo sceneggiatore di questa gara ha cambiato un po' i ruoli, Simone, perché se per tutta la prima parte, il primo terzo di gara era Mattia, De Campo, Matthew a seguire Re e a studiare le sue traiettorie, ora la situazione è completamente capovolta perché abbiamo un Mattia De Campo che detta il ritmo e un Re che invece insegue, continua ad inseguire. Ha subito il sorpasso 2 giri fa, ma questa è un'occasione per forse risparmiare un po' di sorpasso, di modalità sorpasso, risparmiare un po' di energia e poi magari capire anche lo stile di guida, le traiettorie di De Campo. Sì, in questi giri abbiamo visto anche un Re, lo vedevo con la lucina rossa sempre accesa, quindi molto probabilmente ha voluto spingere molto di più nei primi giri per cercare di sfuggire da Mattia De Campo, ma non ci è riuscito e quindi molto probabilmente si è messo di nuovo dietro per diciamo, recuperare un po' di energia di modalità sorpasso. E adesso bisogna vedere il ritmo di Mattia, se riuscirà a comprimerlo bene. Oppure se farà anche lui un po' di fatica. Eh sì, sarà sicuramente un elemento molto molto interessante di questo Gran Premio d'Austria a Spielberg, 4 decimi e mezzo, ma è un distacco che potremmo anche un po' definire da questa immagine televisiva. Poi battaglia, la regia si sposta sulla battaglia per la quinta posizione tra Jacob Rochita, tra J Sport e una Pulitan, sono vicini da molti molti giri. Poi c'è di legge a 1 secondo e 6 che il DRS non può usarlo e deve stare molto attento a Dede, che era partito un po' più avanti, se non erro scattato in quinta casella, in quinta posizione. Poi Defiance in curva 1 con sovrasterzo in percorrenza del primo rampino a destra, quello che proprio Jacob Rochita e una Pulitan stanno affrontando adesso. Alessandro Verni al DRS disponibile. Jacob Rochita lo ha ripassato proprio in questi ultimi passaggi. Adesso una Pulitan con l'ala mobile attiva, sembra vicino, ma non sufficientemente, non abbastanza per andare all'attacco della quinta posizione. Mentre c'è la sosta in box per Matteo Simone, Profilo, Mauro, bandiera gialla, Mauro ma ancora. in questo caso Mauro Pelazzo mi sembra aver subito un danno, in questo caso, sta pesante, primo settore, quindi curva 1 mi sembra di capire. Curva 1, ma non vedo ancora danni. Secondo me è riuscita a salvarla in tempo, però comunque ha surriscaldato molto le gomme. Eh sì, tanti problemi per. Infatti, vediamo un altro testa a coda per Mauro Pelazzo. J-Sport, attenzione, si è girato J-Sport. No, non Si è ci posso girato credere. J-Sport, Curva incredibile. 8, curva Curva 8 del 7 secondo e settore. Sì, nel 8. secondo settore. Peccato per lui, si trova adesso in decima posizione. Vediamo se si ferma, perché in questo momento Per no, forza. continua. Quindi penso proprio che o ho preso il cordolo di destra, che l'ho fatto girare, perché ricordiamo che quel cordolo lì è molto pericoloso. Oppure l'ha persa ancora prima, questo non lo sappiamo perché non l'abbiamo visto bene. E poi abbiamo in 12ª posizione Kaisermat, attenzione, la staccata di Marco Gano e box Kaisermat che potrebbe passare dalle gomme medie alle morbide, infatti così è per il pilota della Williams, mentre proprio abbiamo Marco Gano che cerca di andare all'attacco, cerca di provare il sorpasso sul pilota che lo precede. In questo caso stiamo parlando del confronto tra Marco Gano e Dede. Sono entrambi alle spalle di Luigi Di Legge che ha perso il riferimento e il gancio, il traino che gli era stato fornito da una Pulitan e da Jacob Rochita, il quale proprio in questo punto tra curva 7 e curva 8 ha sbagliato finendo in testa a coda. Qui l'errore di J Sport, un errore molto pesante che potrebbe rappresentare un grande colpo di scena in classifica perché Rochita non era così distante da Mattia De Campo nel mondiale, adesso invece con un De Campo in testa alla corsa le cose si complicano nettamente. Con un De Campo così competitivo, così come anche Re, che il pilota Mercedes, l'alfiere Mercedes, è sempre lì pronto ad attaccare. Apre il DRS in uscita dalla terza curva di Spielberg, ma il rettilineo che collega la 3 alla 4 non è abbastanza lungo per consentire un po' di margine e il sorpasso a Re che rimane nello scarico dell'Alfa Sauber di Matteo, di Mattia De Campo. Non si sono ancora fermati i primi 10 e Mauro Perazzo. Eh sì, continuano, probabilmente pensano che questa gomma durerà ancora per altri giri. Bisogna vedere adesso, vediamo se i primi due si fermano. Matteo continua e molto probabilmente continuerà anche Re.
infatti lo segue, come un, lo marca come un'ombra, lo sta marcando come un'ombra da ben un paio di giri, mentre là dietro continua ancora la battaglia tra il quinto posto. C'è da dire anche che Marco Gano è riuscito a prendere Dette, che Dette in questo momento sta facendo un po' di fatica in questo giro, anche lui è un po' in difficoltà. Sì, devo dire che da quella sbandata in curva 1 ha fatto fatica a riprendersi nella passo gara. Qui siamo con Mauro Perazzo, dopo il testa a coda in curva 1 è riuscito a riprendere un po' il passo e a riportarsi alle spalle di Kaiser, che si è appena fermato. Kaiser ha un vantaggio in termini di freschezza, Mauro prende anche 3 secondi di penalità, altri 3 secondi. Dicevo, Kaiser ha un vantaggio in termini di freschezza della gomma perché ha appena montato una rossa nuova, che quindi è anche più performante per quanto concerne il tipo di mescola, più soffice. Siamo con Patrick Sperry, si è fermato 4 giri fa, mentre Matteo Profilo registra il passaggio record in 1.6.694. Per il momento è il pilota più veloce in pista. Intanto Patrick Sperry con il DRS e la scia è riuscito ad avvicinarsi a Topping Kestrel, traiettoria più larga, inserimento di curva 3 per poi andare a stringere in percorrenza in uscita, ma la trazione dell'Aston Martin è buona, sufficiente forse per rimanere in 12ª posizione, e infatti così è. Kestrel rimane 12esimo, Sperry dovrà attendere il rettilineo di partenza oppure il rettifilo che collega curva 1 a curva 3. Sì, sfidata a grandi campioni, Topping Kestrel, ricordiamo campione della Sport dell'anno scorso, e Patrick Sperry campione della Prime 2018-2019. E poi anche da dire che in questo momento Topping Kestrel sta facendo anche molta fatica, anche con la gomma soft, mentre invece Patrick rimane lì, buono buono, aspettando il momento giusto del sorpasso, perché in questo momento si è un po' staccato. Là davanti comunque ti segnalo che Mattia non è ancora riuscito a sfuggire, sta tenendo un buon ritmo, sta facendo un buon passo, però in questo momento sta facendo un'ottima gara. Sì, direi che in questo caso abbiamo un bel pacchetto di mischia, molto molto interessante, Simone, dalla quinta posizione in poi. È un po' il topic di questa gara insieme alla battaglia per la prima e la seconda posizione, perché nonostante un buco di un secondo e mezzo in precedenza, presente proprio qualche giro fa, di Regge non si è dato per vinto e ha recuperato su una Pulitane che sembra aver perso un po' di smalto. Ed non lo vediamo così prestante come qualche giro fa, e infatti il distacco da 1.5 è passato a 6 decimi di Regge, a mezzo secondo da Alessandro Verni, che sta andando in crisi con queste gomme medie che hanno raggiunto 28 giri di vita. E ora c'è la possibilità per Luigi di Regge, per il pilota Ferrari, di sferrare l'attacco nella salita di curva 3. DRS aperto, forse però la distanza è troppa, e infatti non recupera praticamente niente. Napo si è difeso bene, di Regge arriva a 3 decimi in staccata, ma in questo caso rimane alle spalle, in questo momento rimane in sesta posizione. Più crisi napolitana nella parte finale dello stint. Sì, confermo. Anche intanto Melisano si è preso 3 secondi e adesso bisogna vedere in questo momento se si fermerà nei box, ma continuano ancora la gara. Dietro c'è ancora Marco Gano, molto molto aggressivo nei confronti di Dede, che ancora viene salvato dal DRS di Luigi. Mattia De Campo, mezzo secondo di vantaggio sul re, poi Raffo, Mattia Metrano, una Pulitan, a Metrano e box, e questo potrebbe essere un piccolo spoiler della strategia che i primi tre andranno a fare. Viene seguito a Metrano da una Pulitan, entrambi credo che vadano sulle gomme rosse, sulle gomme più morbide, gomma soft per a Metrano per il pilota Alfa Tauri, stessa strategia per una Pulitan, e quindi copia e incolla per il pilota che occupava la quarta posizione e colui che invece era in quinta. Dunque continuano Matteo De Campo, Re, Raffo, Di Regge, Dede, Marco Gano, Emanuele Felicella e Jakub Rokita, che dovrebbe essere uscito da... e dovrebbe essere tornato in pista a Metrano davanti a Jakub Rokita, sì. Il distacco è quello, mezzo secondo, ce l'ha fatta Metrano. Millimetrico, anzi decimale, la sua strategia, il suo pit stop, perché è tornato in pista con pochissimi decimi di vantaggio su Jakub Rokita. Si fermano i box in contemporanea Matteo De Campo e Re, Matthew e Re insieme ai box. Rossa per Re, e vediamo se è rossa anche per Matteo De Campo, che arriva in questo momento. Sì, rossa per entrambi, arriveranno fino in fondo con questa gomma. Sarà 40 giri di gomma rossa. Ferma anche Di Regge, penso di sì.
Vedremo se ce la faranno. 31 con la gomma media. Secondo me invece monteranno un altro treno di gomma rossa. Non lo so, Intanto bisogna vedere. attenzione, lì dietro c'è del traffico e parliamo di Dede e di Marco Gano che può fare il terrese. Ottima la gara di Marco Gano del rientrante. Il corre con la linea all'interno Gano su Dede, cerca la quarta posizione e ce la fa per il momento con Dede che però frena sulla traiettoria un po' più gommata per resistenza di Dede. Come è rimasto davanti? Grande difesa da parte del pilota Red Bull, mentre lì davanti, attenzione, vediamo Re che cerca subito di rompere gli indugi su Mattia De Campo e appena usciti dai box Re andando all'interno in curva 4, il pilota Alfa Romeo, grande caparbietà e grande aggressività di Simone Viola di Re che si libera di Mattia De Campo ed è virtualmente in testa alla corsa, anche se ora come ora in cima alla classifica c'è Raffaella Morga. Sì, ma si deve ancora fermare. Intanto si è fermata adesso Zetta Pro Mauro che in questo giro si è di nuovo rigirato in curva 7-8. E attenzione, vediamo se adesso Mattia De Campo proverà a sfruttare questa gomma rossa per cercare di passare Re, ma vedo che comunque il distacco è di sicurezza, quindi penso molto probabilmente che rimarrà dietro. E adesso intanto Mattia Metrano ha fatto anche il giro veloce. Con attenzione perché in questo momento Emanuele Fenicera sta per essere attaccato da Jacopo Urquita. Sì, andiamo leggermente più indietro in classifica, anche se no, dai, rimaniamo su Mattia De Campo e su Re, perché penso che Mattia sia abbastanza vicino. Jacopo Urquita passa Emanuele Fenicella, sono due piloti a pari strategia. Sorpasso che porta il pilota Ferrari lì in settima piazza, mentre Fenicella adesso dovrà preoccuparsi del ritorno, del rientro di Luca Flaminio che si è fermato 9 giri fa, uno dei primi piloti insieme a Kestra Lesperi a fermarsi e a montare la gomma morbida per la seconda parte di gara. E da qui bisognerà anche un po' avanzare qualche teoria per capire le strategie. Se i primi dovessero rifermarsi, quelli che hanno montato la gomma rossa adesso dovessero rifermarsi, allora per Raffo potrebbe configurarsi una gara con un pit stop diverso, con una strategia differente. 3 secondi per Raffo, purtroppo. Purtroppo 3 secondi che complicano nettamente la vita di Raffo. Andrà sulla sosta singola e cercherà un qualcosa di diverso. Rientra in box Jacopo Urquita, che aveva appena superato Emanuele Fenicella, il quale continua a girare. 31 giri per il pilota Alfa Tauri, inizia il 32esimo e ora è pressato alle sue spalle. C'è Luca Flaminio, quindi pressing Matteo, costante. scusami se ti interrompo, Vai scusatemi. Marco. Purtroppo c'è stato un problema, non sono riuscito ad entrare in stanza e da regolamento dobbiamo interrompere la gara e ripartire con un 50%. Quindi questa è una comunicazione che darò anche ai piloti, purtroppo non è impossibile rientrare in stanza, quindi è Sì. E impossibile continuare senza direzione di gara, purtroppo. allora la gara si andrà a dividere in due segmenti. Bandiera rossa si Sì, andrà a bandiera neutralizzare, rossa, poi si e ripartirà ripartiamo con fra poco, sì, e posizioni quindi del giro 32, sì, dopo, teoricamente. no, quelle dopo la disconnessione, ora ti dico esattamente dal giro 19, Ah, quindi qualche giro prima, ecco, quindi prima della sosta box, è quello che ho visto, se non ho visto male, ecco, comunque ora vado a recuperarlo e se Alessandro può mandare lo spot. Tempo di rifare la stanza e poi torniamo. ok. Va bene, a tra poco, ragazzi. Ok, allora mini spot, a tra poco.
so far. Well done.
fastest lap so far. Well done.
Siamo ritornati in diretta, siamo ritornati live dal Red Bull Ring da Spielberg per il Gran Premio d'Austria, ottavo appuntamento della Master League 2021-2022 by Formula Italian Team. Un saluto da Matteo Pittaccio, in mia compagnia anche per questa seconda parte di gara abbiamo Snell. Ciao Snell. Ciao Matteo, buonasera a tutti. E ovviamente dalla regia Alessandro Pietracatella, buonasera di nuovo Bendy. Buonasera di nuovo a tutti. E poi ricordo che come direttore di gara avremo Marco Luconi, Mark con il suo taccuino, mentre dietro alle quinte il supporto di Hiroshi. Ciao ragazzi. Buonasera. Ciao. E dunque la griglia di partenza è questa, l'abbiamo proprio qui in sovraimpressione con Simone Violo che scatterà davanti a Mattia De Campo, poi Raffoidex, Mattia Metrano, Napolitan, Jacopo Borchita, Mauro Perazzo, Dede Di Legge, Flaminio, Marco Ganu, poi Kessler, Emanuele Felicella, Patrick Speri, Matteo Profilo, poi Casermet, Melissano e Lopeschi. Questi sono i 18 piloti, purtroppo Alessio Firino non sarà presente perché è ritiratosi prima della sospensione della gara, prima dei 18 giri. Questi risultati sono proprio presi al termine del 18° giro di gara. Parte per un'altra metà gara, praticamente 36 passaggi, 4 km 3 da percorrere per 36 volte. Sarà un gran premio super intenso e super concitato. Ricordo che tutti hanno avuto la possibilità di scegliere la gomma con la quale partire e tutti hanno deciso di montare la gomma media, il compromesso portato da Pirelli, quella un po' più equilibrata, teoricamente la gomma da gara, poi si passerà alla gomma più morbida nel finale. Siamo pronti con la bandiera verde che viene sventolata in fondo alla griglia di partenza, le 5 luci rosse che si accendono, si illuminano e poi si vanno a spegnere e decretano il via di questa seconda gara in Austria, Red Bull Ring. Attenzione alla partenza di Re che riesce a mantenersi lì davanti a tutti, poi un quasi contatto tra Mattia Metrano e Mattia De Campo con l'Alfa Tauri che è andata molto vicina al posteriore a Re treno dell'Alfa Romeo Sauber, del pilota che occupa la leadership nella classifica piloti. Attenzione a Raffaele Morga che cerca subito l'attacco su Mattia De Campo, il dietro il gruppo si apre a ventaglio e c'è già l'ala danneggiata ed è quella di Matteo Prof che ha danneggiato l'ala anteriore nella parte destra, quindi il primo danno purtroppo credo che si possa fare poco e credo che Matteo Profilo sia costretto in box per riparare il danno. Dunque tutto sommato Simone, abbastanza pulita questa ripartenza. Sì, abbastanza pulita, peccato per il danno per Matteo Profilo, ma comunque una partenza che diciamo ci aspettavamo forse come prima, quindi Re davanti con Matthew dietro, Raffaidex terzo, poi via via tutti gli altri e vediamo adesso come se la cavano. Attenzione perché dietro c'è una grandissima bagarre, dovrebbe essere J-Sport che veramente sta incalzando un Napolitan con Re che in questo momento fa il giro veloce. Dietro ho visto anche un Alfa. È stato un errore di Mattia De Campo? Ah no, non è vero, scusami, è l'errore di Luca, Luca Flaminio. Flaminio. E quindi vediamo adesso come si comporteranno, perché adesso la gara è al 50%, la gara è un po' ridotta, però sono sempre 36 giri lunghissimi. E vediamo un attimo anche le strategie, perché le strategie qua cambiano, attenzione. Eh sì, cambiano assolutamente, come dicevo, credo che tutti andranno sulla gomma rossa per il finale di gara, penso che sia la scelta un po' più sensata e poi unica sosta, fare due soste in una 50% non è assolutamente, almeno penso, la scelta più corretta possibile, la scelta adatta. In tutto ciò abbiamo quindi un Re che ha un vantaggio di 1 secondo e 1 su Mattia De Campo e Kaiser Mette che danneggia l'ala anteriore nella parte sinistra, quindi il main plane che presenta qualche danno nella parte sinistra per Kaiser Mette, che fa compagnia per quanto riguarda la vettura, vetture non proprio ok, a Matteo Profilo. Secondo giro dei 36 in programma e vedo un Mattia De Campo già fuori dalla zona DRS e questo è un elemento su cui Simone Violo, su cui Re dovrà fondare la sua gara. Tra l'altro giro record in 1:05.693 è lui il più veloce in pista. Assolutamente, adesso il DRS è abilitato, anche Raffaidex per il momento è fuori dal DRS, mentre Ametrano è rimasto in DRS e come detto te Re sta volando, sta incominciando a dare quello strappetto che prima non è riuscito e adesso sta riuscendo, perché così facendo potrebbe essere tranquillamente davanti senza avere la pressione di Matthew. Intanto dietro c'è stato uno scambio di posizioni tra Dede e Di Legge per l'ottava posizione e adesso bisogna vedere se Matthew riuscirà a recuperare il vantaggio su Re. Intanto c'è una bella battaglia anche tra Zeta Pro Mauro e Dede è sprofondato in ottava. Box. Kaiser Mette si è fermato in box montando di punto media, quindi dovrà rifermarsi proprio nel finale di gara. Sì. Vedo un Re ancora leggermente più veloce di Mette De Campo, credo che questo ultimo tiro abbia
registrato un tempo un decimo più veloce rispetto al leader del mondiale, poi Raffo a 6 decimi. Andiamo proprio su Raffo perché può utilizzare il DRS e credo sia molto minaccioso, credo che sia davvero tanto minaccioso su Matteo Di Campo. Abbiamo anche questa immagine proprio su Matteo Metrano, ma la regia prontamente su Raffaele Morgan, Matteo Di Campo è uscito molto bene dal portone. Comunque con il DRS aperto Raffo ci prova a chiudere il DRS in anticipo, ha chiuso il DRS prima della staccata, quindi scelta strategica per eventualmente provarci proprio in questo punto, proprio in questo tratto. Dalla curva mi sembra ancora molto lontano. Strana questa scelta, perché aveva il margine per infilare De Campo. Ma forse non si è sentito sicuro di attaccare. Io vedo già un Matteo De Campo con la lucina rossa accesa dietro, quindi secondo me ha sparato già tutta la batteria. Non credo, probabilmente. Però comunque Raffo Idez deve stare calmo, perché secondo me non deve subito attaccare, perché se attacca poi sarà subito riattaccato. E quello secondo me è la cosa più brutta. Deve cercare di rimanere lì, probabilmente di ingaggiare un errore a Matteo De Campo, che in questo momento ha perso tantissimo. Intanto attenzione, Lopensky, ritirato Lopensky, distrutta l'anteriore destra per Lope, ritiro per il pilota della Haas. E vediamo, quindi a questo punto attenzione alla safety car. Per ora non mi sembra che la direzione gara chiami in causa la vettura di servizio. Infatti tutto ok, sì, bandiera gialla, ma non c'è né safety car né virtual safety car. Si procede regolarmente il ritiro per Lope, mentre Jakub Kvyat lotta con una Politan, è riuscito a passare il pilota Remy Vesely, quindi Jason a risale in quinta posizione. Lì davanti anche ancora sono separati da 3 decimi di secondo, sta scappando Re, che ha un secondo e 9 su Matteo De Campo. È imprendibile, è davvero fenomenale il passo di Simone Violo, dire in questa 50%, evidentemente con vettura un po' più scarica, un po' più leggera, si sente un po' a suo agio e riesce a performare meglio rispetto a una 100%. Raffo, 3 secondi di penalità e questo rovina tanto la gara di Raffo, di Raffaello Morga con il pilota Red Bull, che si stava preparando ad attaccare Matteo Campo. Adesso invece va in difficoltà, perché poi c'è Mattia Metrano a mezzo secondo. Anche Mattia Metrano sembra competitivo, vedremo se poi a lungo andare perderà tempo come è successo nella gara 1, se invece in una 50% riuscirà a dimostrare più costanza, più solidità e velocità. Sì, attenzione, perché là davanti comunque anche con questi 3 secondi Raffo è sempre incollatissimo a Matthew, però non ha quello slancio di velocità. Vediamo poi praticamente anche le soste, perché magari Raffo sta pensando anche a una sosta. Mamma mia, adesso quanto è vicino qui, quanto è incollato al posteriore di Matteo De Campo. Raffo è incredibile. Sì, è molto molto vicino. De Campo non ha passo, non ha semplicemente passo. Non credo ci siano stati danni, ma mi sembra diametralmente opposto il suo ritmo rispetto a quello efficacissimo e super veloce di gara 1. Se un danno, forse magari ha un danno al fondo che magari noi non riusciamo a vedere. Questo potrebbe anche permettere di capire il passo di Mattia Metrano e di Matteo De Campo. Però Re comunque sta veramente dominando, cioè sta facendo un garone incredibile, ha fatto uno strappone impressionante nei confronti di Matteo, che sta veramente faticando. Quindi non sappiamo con certezza come mai questo passo dell'Alfa Romeo di Matteo in questo momento, però comunque sta veramente soffrendo. Passo indietro deciso, se confrontati i tempi di Matteo De Campo in proporzione con la prima manche che si è svolta ufficialmente fino al 18° giro. Adesso Raffo sembra ancora più insistente, nonostante i 3 secondi di penalità non è stato scalfito dalla sanzione per track limits e si avvicina sempre di più. Scintille che provengono dall'Alfa Romeo Sauber di Matteo De Campo, che ha 2 secondi e 7 da Simone Violo, ormai in posizione sicura. La prima piazza di Simone Violo non sembra attaccabile da nessuno, né da Matteo De Campo né tantomeno da Raffo in termini di passo gara. Matteo De Campo sembra quasi che stia facendo da tappo a Raffaello Morga, alla Red Bull e all'Alfa Tauri di Matteo Metrano, che lo stanno seguendo da ormai inizio gara, dal primo giro di questa seconda manche. Re gira costantemente più veloce, guadagna anche in questo caso ben 2 decimi di secondo Mattia De Campo. Attenzione a Raffo, che ha dato molto al limite anche nei track limits, sfruttando tutto il dissuasore giallo di RS aperto. Ma usa il sorpasso, si toglie dalla scia, arriva la staccata, no, spot di sorpasso sarà utilizzato, sarà sfruttato in curva, non è vero, perché
po' l'uscita di Vasco, ma non tanto positiva, non tanto veloce da poter impensierire la seconda posizione in materia di campo. Sì, attenzione, perché adesso bisogna vedere se anche J Sport con questa battaglia, con questo rallentamento di materia campo, potrà arrivare anche lui dietro. È difficile perché ovviamente questi tre hanno tutti, cioè questi tre, i due del motore Honda, ovvero Raffo Idex e Mattia Metrano, hanno il DRS, quindi è difficile, però comunque il distacco è 2.6, 2.5, sempre lì, quindi non è che si stanno allontanando, mentre Ray in questo ancora cosa 6 decimi. Sì. 6 decimi ha dato a Mattia De Campo e a tutti gli altri. È impressionante, Re, davvero impressionante. In questa prima fase di gara Raffaola ha avuto una buona uscita da curva 1, ma Mattia De Campo si difende in maniera incredibile, mantiene ancora in questo caso la seconda posizione. Non capisco se Re non riesca ad attaccare o se non vuoi attaccare. È difficile, non riesco a capire. Praticamente adesso che il ritmo di Mattia De Campo è diventato molto molto lento, dovrebbe comprare tutti, no? E fare il suo passo per magari allungare e proteggersi anche da Matteo Trano con questi 3 secondi di penalità che saranno a fine gara. Non capisco, sì, mi sembra che la voce ci sia. È strano, ma intanto ti dico anche che stavo guardando anche i tempi di Mattia De Campo e dire Re negli ultimi passaggi ha girato sul 6.3. Mentre invece Mattia ha girato sul 6.8, quindi sta veramente perdendo tantissimo. Negli ultimi giri ha perso tantissimo. Sì, mezzo secondo al giro, una media di 4-5 decimi ad ogni passaggio. Il distacco sale a 3.5, si è un po' difeso Mattia De Campo, è riuscito a rispondere in quest'ultimo giro a 3.3 inizio passaggio, 3.5, quindi solo, tra virgolette, solo 2 decimi regalati a Re, a Simone Viola, il primo avversario nella classifica piloti. Ci spostiamo un po' indietro con la regia perché Jacopo Rochita è ancora pressato da Napolitan. Rochita si sposta verso sinistra mentre Napolitan sceglie la traiettoria interna e ancora prima della staccata di Re colleziona un bel sorpasso. Quinto Napolitan, sesto Jacopo Rochita, dietro Zeta Promau che grazie alla red flag, grazie alla bandiera rossa, è riuscito a cancellare i due errori della prima gara e ora è in piena corsa per magari una zona podio. Assolutamente possibile, vedendo il passo della prima gara direi che Mauro possa assolutamente puntare a quella posizione, al podio. Poi tende di legge Flaminio, Marco Gano, questi sono i piloti in lotta, pensate, per il quinto posto. E qua c'è una bandiera gialla, Topping Kestrel che probabilmente è stata protagonista di un'uscita di pista nel secondo settore, scende in quindicesima posizione a 5 secondi e mezzo dalla McLaren di Patrick Sperry. Da dire anche che Raffo in questo momento perderebbe il podio sicuramente per questi 3 secondi, però rimarrebbe forse quarto perché sì, il tacco da Nabo è di più di mezzo secondo, quindi sarebbe più di 3 secondi. Occhio, attenzione, perché c'è Dede che proverà sicuramente l'attacco, ma Z Pro Mauro al DRS, però vediamo che la Red Bull ha molta velocità, lo sta sfruttando tutta la scia. Vediamo se prova una staccata. Mauro, che staccata! Porca. Mamma mia! Pensavo andasse a centrare Jacopo Rochita, ha sbagliato la trazione e anche tanto. Anche Napo. Però esatto, è molto distante, il distacco ce l'ha molto, quindi c'è il distacco di sicurezza per evitare l'attacco di Jacopo Rochita, quindi vediamo il prossimo passaggio. Undicesimo giro, stiamo arrivando nella parte centrale di gara, quella anche un po' più interessante per capire il rendimento dei pneumatici e le future strategie. Una pulita negli Jacopo Rochita, sembra che ne abbiano di più rispetto a un Dede che ha passato Mauro. Dede ha superato Mauro, è riuscito a passarlo tra curva 3 e curva 4, oppure appena uscito dalla 4, da quest'ultima. No, e dalla 4. E quindi c'è stato il sorpasso del pilota Williams, c'è stato il sorpasso, scusate, del pilota Red Bull che ha sopravanzato l'alfiere Williams. Ora attenzione perché c'è di legge Flaminio ancora di dietro, Marco Gano che è tornato in pista, torna in pista, sta dimostrando ancora ottime prestazioni. J Sport vuole rispondere a una Napolitan e questa è l'occasione perfetta per riprendere la posizione. Torniamo in avanti perché J Sport arriva 2.5, ma la in questo momento non sembra maturo, tant'è che infatti l'italo polacco a bordo della Ferrari SF21 numero 46 decide di rimanere alle spalle di una Napolitan che si sta difendendo. E tra l'altro guardiamo un po' i tempi tra una Napolitan e Mattia Metrano, tra una Napolitan e il secondo, il terzo e il quarto classificato, perché il riminese a bordo della McLaren sembra avere un po' un passo quantomeno simile a Mattia Metrano. Sì, quasi, nell'ultimo passaggio a Metrano ha girato su 6.7, mentre Napolitan ha girato sul 7.0,
ovviamente salvo questa battaglia, però se continueranno a lottare così perderanno una vita, perché in questo momento, a Metrano è vero che ha DRS, però loro stanno ovviamente perdendo tempo con questa battaglia, perché la furia di sperare perdono tantissimo. In questo giro 1-6 e 9 per Mattia Metrano, però come abbiamo detto e come abbiamo visto dal distacco, Napo potrebbe aver girato sul 7-0. Vediamo l'aggiornamento dei crono di Alessandro Erni. 1-6-876, più veloce intanto, attenzione, attacco di Raffo su Mattia De Campo, battaglia per la seconda posizione e una Turkan che invece sta lottando con Jacopo Prochita. Buona rotazione di Mattia De Campo che tutto esterno è riuscito a proteggersi da Raffaello Morga e a riprendersi la seconda posizione. Ne ha in classe di questa battaglia Simone Violo Re, che continua a incrementare il suo vantaggio, il suo gap, e si isola sempre di più rispetto a tutti gli altri. Ci aspetta però una grande battaglia per il secondo e per il terzo. Assolutamente. Poi ti volevo anche segnalare che in questo momento Raffo Idex, avendo cercato l'attacco su Mattia, non ha aperto il DRS, cioè nessuno dei due ha aperto il DRS, ed era strano perché Raffo era uscito anche abbastanza bene, poteva sfruttare il DRS per mettersi davanti all'Alfa Romeo, invece non l'ha sfruttato. Come detto, si aprono le prime finestre dei pit stop, 3 secondi di penalità per Emanuele Fincella. Sì, c'è una gestione del DRS abbastanza particolare. Già prima si era notato. Ecco, attenzione, adesso è appunto di Raffo Idex che passa Mattia De Campo e il sorpasso viene completato prima di andare sui freni leggermente nel curva 3, e quindi dà la possibilità a Mattia De Campo di rispondere. Mattia De Campo usa il DRS e Jay Sport torna davanti a una pulita, quindi bella la battaglia per lottare la quinta posizione, ma noi siamo ovviamente rimasti sul confronto per il secondo posto, per la piazza d'onore tra Raffo, che è salito in seconda posizione con la sua Red Bull, e Mattia De Campo che invece completamente e a sorpresa, inaspettatamente, sta rendendo come in gara 1. Io non me lo spiego questo crono di Mattia De Campo, non mi pare di aver visto danni a inizio gara, sinceramente. Secondo me o è un danno leggero al fondo che gli impedisce di fare traiettorie come lui vorrebbe, perché in questo momento sta veramente girando pianissimo. Però comunque è rimasto attaccato a Raffo in questo giro, quindi non ha perso in questo caso il DRS. Lui può riprovarci con il DRS, sebbene mi sembri un po' più vicino a Mattia Metrano. Infatti il distacco lo conferma, distacco tra Matteo e Raffo di mezzo secondo, mentre a Metrano è a 4 decimi, e può utilizzare anche lui il DRS per avvicinarsi. In questo caso però le posizioni rimangono le medesime, molto bassa e scintille dal fondo. Penso motivi di assetto, però magari c'è anche qualche danno. Ora non sono così esperto riguardo i danni su Formula 1, so che siano molto sensibili, tanto sensibili. Sì. Diciamo però... che l'ultimo aggiornamento ha fatto in modo che i danni siano meno frequenti, quindi rispetto a prima, che ogni volta che prendevi un cordolo c'era danno al fondo, quindi è meno sensibile, però comunque rimane. Questo anche può anche darsi che, come hai detto te, il setup, che magari Mattia non è abituato col 50%, magari si è messo il setup per il 100%, in più ricordiamo che c'era anche la pioggia all'inizio qualifica, quindi un po' avendo un po' messo un po' le mani sul setup per metterlo bene per il 100%, non si aspettava magari questa ripartenza del 50%, può anche darsi, ci sono tanti fattori che poi magari lo vedremo nel post gara. E tra l'altro mi sembra molto particolare il fatto che non riesca in questo caso a replicare i propri tempi di Re. Prima erano gli unici a girare su crono totalmente più veloci, tanto più veloci rispetto agli altri. Mi soffermerei però su questa battaglia, i discorsi tecnici magari li potremmo lasciare nel post-gara. Intanto Matteo può spendere 3 secondi di penalità per ammonimenti multipli, quindi più volte oltre i track limits. Parleremo con Marco, con Mark, per capire anche la situazione track limit nella direzione gara ufficiale del pit. Eccola qui la segnalazione di profilo. Passavo proprio per parlare del confronto tra J-Sport, Unapolitan, Dede, Mauro Perazzo, Di Legge, Flaminio e Marco Gano. Tutti in lotta, ragazzi, per la quinta posizione. Hanno perso terreno con queste battaglie da Mattia Metrano. Prima era 3 secondi circa il distacco, adesso 3,8. Ma ci stanno regalando un super certezza per Mauro. Mauro Perazzo ha perso tanto tempo da Dede, e infatti dietro c'è Di Legge che inizia a farsi vedere, inizia a preparare il sorpasso. Abbiamo proprio sul pilota
Ferrari di legge in nona posizione può utilizzare il DRS, mentre Auno non può utilizzarlo, ma Auno Perazzo non ha il DRS all'esterno. Luigi di legge prova il sorpasso in curva 3, niente da fare, accelera sul cordolo e rimane alle spalle della Williams. Ma adesso c'è un'altra occasione, c'è un altro tentativo, ulteriore chance di legge all'interno, cambi di traiettorie con la Ferrari che si mette davanti alla Williams di Mauro Perazzo, un sorpasso studiato dall'ingresso di Cutre. Assolutamente, c'è anche Flaminio che lì sta rompendo gli indugi da un paio di giri e a un certo momento pensavo anche che si volesse inserire anche lui nella battaglia, ma conoscendo veramente saggiamente non ha voluto tentare l'attacco. E là davanti sì, comunque adesso Di Legge è riuscito comunque a riprendere forse un pochino il vantaggio su Dede, invece si è fermato adesso Di Legge ai box. Luigi Di Legge, primo pilota a fermarsi. Possiamo avere anche le gomme? Chiedo ad Alessandro Pietracatella della regia per capire anche le strategie. Gomme 17 giri per Luigi Di Legge, ovviamente si parla di pneumatici soft, arrivare fino in fondo. Anche Profilo ha fatto questa scelta un giro fa e quindi Di Legge prova l'undercut. Se riuscisse questo undercut permetterebbe a Di Legge, credo, di salire in quinta posizione, perché era lì e sappiamo quanto sia importante l'undercut in Austria. Assolutamente, intanto attenzione Flemine, Z Pro Mauro in battaglia, attenzione, vicinissimi, e alla fine Flemine passa, riesce a passare il pilota della Williams, che a sua volta si è anche accodato Marco Gandhi, sì. E dicevo, comunque, per quanto riguarda l'undercut qui sì, è molto forte, e comunque la rossa 18 giri li può fare senza problemi, soprattutto se è nuova, quindi per Di Legge potrebbe arrivare tranquillamente fino in fondo, sempre da stare attenti alla safety car che potrebbe anche uscire da un momento all'altro, sempre se ovviamente non succede niente. Mauro Perazzo con il DRS aperto in scia, Luca Flaminio, le due Williams che stanno pressando Luca Flaminio e l'Alfa Romeo, un po' di traverso in uscita da curva 1. Intanto Raffo e Mattia De Campo sono in lotta per il secondo posto, con Mattia De Campo che è risalito in seconda piazza. Raffo si deve accontentare per il momento dell'ultimo gradino del podio. Vediamo se c'è la risposta in curva 4. No, la risposta da parte di Raffo non arriva perché è troppo lontano, e Flaminio è rimasto davanti a Mauro Perazzo e a Marco Gano, alla coppia Williams. Si è fermato in box anche Emanuele Felicella, che dalle gomme medie è passato alle morbide, quindi dalle gialle alle rosse. Stessa strategia per Melissano, che in questo momento occupa la posizione numero 13. Si sono fermati tutti dal 12° posto in poi, mancano le soste di Re, Matthew, Raffo, Mattia Metrano, Jacopo Chita, una Puritan, Dede, Flaminio, Mauro Perazzo e Marco Gano insieme a Patrick. I primi 11 devono ancora effettuare la sosta. Una Puritan e Jacopo Chita si scambiano le posizioni, ma questo solo e soltanto perché c'è un rientro in box di tre piloti che rischiano, come entrare in box Mauro Perazzo, velocità supersonica per il pilota Williams. Quindi J-Sport, Dede e Mauro Perazzo ai box per la prima e unica sosta della gara. Vediamo Di Legge se è riuscito a guadagnare la posizione, perché sta mano a mano avvicinando 10, 9, 7, 6, stanno uscendo adesso. Vediamo Di Legge dove esse, passerebbe Dede, è lì, è uscito dietro a J-Sport. Sì, eh sì, quindi dovrebbe essere sesto o quinto. Bisogna capire con una Puritan. Una Puritan sicuramente lo passa, perché una Puritan sta allungando la strategia. Assolutamente, attenzione perché c'è Dede che vuole rompere gli indugi su Di Legge. Vediamo se è il pilota Red Bull, ma penso proprio di no. E questo potrebbe essere una mano santa per Di Legge, perché in questo momento c'è il suo compagno di squadra davanti che lo potrebbe aiutare a tirare per riuscire a guadagnare più posizioni possibili. Fin quando ovviamente i primi non si fermano. Si fermano adesso i primi tre, Matthew, Raffo Idex e Mattia Metrano, si sono fermati, mentre Re continua. Continua Re, che riesce a spingere e continua ad allungare e a incrementare il suo vantaggio e il suo gap su tutti gli altri. Raffo, gomma soft, tutti sulla stessa strategia, quindi non ci sono particolari differenze in cima alla gara, ma era una strategia chiamata sin dal cambio proprio di lobby, sin dalla notizia del 50%, partenza con la M e poi fine gara con la S. Detto ciò, Re, una Puritan, Flaminio e Patrick Speri stanno continuando, le due McLaren decidono di andare sulla stessa strategia, Flaminio e Re allungheranno forse fino a questo giro, fino al 21esimo o addirittura fino al 22esimo. Gano si è fermato in box, in questo momento è alle spalle, come prima, del compagno di squadra, però questo tempo rispetto
Attenzione. Allora, il secondo nel terzo settore. Attenzione. Vorrei Lemmy. Due. Re si ferma in box. Una punta. Flaminio, io non vedo particolari perdite di tempo, sinceramente. Tracker intanto resa fermata, ha messo la soft, uscirebbe tranquillamente davanti perché il distacco ce l'aveva veramente. Sì, aveva 8 secondi di vantaggio su Mattia De Campo. Si ferma le box anche una Pulitan, Flaminio e Speri che sarebbero passati davanti al Re in pista nel caso in cui avessero continuato a girare. Dunque, tutti e box, tutti con una sosta relativa, ancora ma di ragione nel primo settore. C'è una vettura girata ed è la Alpine, se non sbaglio, di Kaisermatt. Potrebbe essere la Alpine di Kaisermatt, se non sbaglio. Intanto vediamo, è uscito Flaminio. Sì. C'è una vettura che procede lentamente fuori traiettoria. Sì, intanto qua c'è Matthew e Re, Matthew e Raffaele, scusatemi, che in questo momento adesso stanno veramente giocando il secondo posto. E ti dico anche che Raffo Idex con la sosta è riuscito a staccarsi da Mattia Metrano. Sì, quindi ha perso tantissimo. È molto importante per Raffo Idex, ancora bandiera gialla nel secondo settore, non vorrei che sia buggato il gioco, ok no? E Kaisermatt che sta andando pianissimo per tutta la pista. Perfetto, e dicevo comunque Raffo Idex potrebbe praticamente riuscire a tenersi il terzo posto, deve cercare ovviamente di spingere di o passare Matthew di pure cercare di scappare, perché in questo momento a Metrano non ha DRS, potrebbe essere anche attaccato da J-Sport, attenzione. E quanti avvisi ha Mattia De Campo? Vado subito a fare un recap. Non ha avvisi Mattia De Campo, non ha niente, cioè, gira adesso record 1.5825 per Mattia De Campo, record in gara, sembra che abbia trovato il feeling giusto con la vettura e probabilmente i problemi della prima parte di gara si potrebbero ritrovare sulla gomma gialla, è l'unica cosa che mi venga in mente, magari un feeling non eccezionale. Intanto J-Sport su Mattia Metrano, J-Sport quarta posizione per il pilota Ferrari che aveva anticipato la sosta rispetto a, anzi aveva posticipato, sì, anticipato, scusate, di un giro la sosta rispetto a Mattia Metrano. Guardate quanto ha fatto l'undercut, quanto sia importante l'undercut in questa pista così corta, 4,3 km, ma è importantissimo avere anche un giro in meno, anche solo un giro in meno rispetto agli altri per tentare l'undercut e passare, perché Jacopo Rochita era quinta e lotta con una punta. Guardate una punta dov'è, due giri in più fatti su quelle gomme, sulle medie del primo stint, una punta in ottavo, J-Sport invece è quarto, circa 2 secondi più avanti. Questa è la differenza dell'undercut su una pista del genere. Attenzione perché adesso Raffo Idex è a 2,7 da J-Sport, che in questo momento può essere ancora attaccato da Metrano che c'ha il DRS. Metrano non deve perdere il DRS da J-Sport. E così come di legge, attenzione, bandiera gialla ancora. Non so chi è, ma comunque attenzione perché dietro c'è anche la Red Bull di Dead che sta incalzando. Kestrel forse si è girato. Forse, attenzione, vediamo Dead che sta incalzando la Ferrari di legge. Le due Ferrari intanto sono incalzate da due vetture e motore Honda. Intanto Flaminio ha passato Melissano. Molto aggressivo Dead. A questo punto si va nel secondo settore, il punto più pericoloso, dove l'aria sporca si fa sentire, difficilissimo sorpassare in questo momento. Dead alle spalle di Luigi Di Legge sta seguendo le traiettorie del pilota Ferrari, finisce il secondo settore, inizia il terzo con la RB16B di Dead che segue la SF21 di Luigi Di Legge, che a sua volta ha soli 7 decimi di ritardo da Mattia Metrano. Intanto Re ruba subito il giro record a Mattia De Campo in 1.4763. Re guadagna in questo giro quasi 6 decimi su Mattia De Campo, impressionante, credo 6 decimi, correggimi tu Simone, non ho i tempi alla mano, ma era 7.3, 7.4, il distacco adesso è 8 netto, impressionante il passo di lei nella seconda gara in questo 50%. Sto guardando il tempo e ti correggo, un secondo gli ha preso. Un secondo. Era meglio... In questo giro un secondo gli ha preso, perché Re ha girato 4,7, Matthew ha girato 5,7, quindi... Mamma mia, incredibile la differenza di passo tra una 100% e una 50% tra i due piloti. Intanto bagarra, battaglia tra Emanuele Fenicella e Melissano, 12ª e 13ª posizione, lì davanti c'è anche Luca Flaminio, Alfa Tauri contro Alpine, attaccata di Emanuele Fenicella che si va a toccare l'Alfa di Flaminio.
e poi viene incrociato nella traiettoria da Melissano che ritorna in dodicesima piazza. Un po' troppo lunga, profonda la staccata di Emanuele Fenicella, ma per fortuna niente è successo, nessuno si è toccato e la gara procede regolarmente. Ho visto anche in classifica un distacco molto sottile tra Raffo e Mattia De Campo, quasi un decimo di secondo nel passaggio precedente, ma ricordiamo che Raffo abbia 3 secondi da scontare a fine gara. Intanto Emanuele Fenicella ne prende 3 secondi e anche Napo, che dovrebbe salire a 3 pure lui, dovrebbe avere 3 secondi in sì. Eccolo qui Raffo, sfruttano tutto il cordolo all'esterno e poi pizzicano quello interno. Buona la trazione, buona l'uscita a curva, DRS aperto per Raffo, Mattia De Campo protegge l'interno, ma non ci sono i presupposti, non c'è lo scenario giusto per andare all'attacco e dunque le posizioni rimangono le stesse, rimangono invariate. De Campo secondo, terzo Raffo, lì davanti Re sta dominando e dopo quel giro record dove ha spremuto la vettura dando il suo vantaggio 8 secondi e 4 sul secondo, si è messo lì tranquillo, forse danno per Emanuele Fenicella. Penso danno all'ala anteriore nella parte sinistra del main plane. Sì, sinistra, infatti perde anche la posizione sul Melissano. E guarda che distacchi comunque dalla quinta posizione in poi, Simone. Sì, attenzione, ancora bandiera gialla. E in questo momento comunque Raffo Idex è al pelo pelo su J Sport, sempre a 2-9, 2-8, 3, sì. È arrivato a 3-1. Però adesso è dentro. Non penso che comunque, penso che forse lo attacca, infatti lo attacca. Quanto è uscito forte, che differenza di velocità in uscita da curva 1, sicuramente ha utilizzato tutto il sorpasso, tutta la modalità sorpasso disponibile per scavalcare Matteo De Campo e prendere la seconda posizione, che sarebbe però ora come ora terza, per via dei 3 secondi di penalità che dovrà scontare a fine gara sul tempo totale di gara Raffaello Morghi, il pilota Red Bull, che diventa il primo inseguitore del leader della gara, del leader del Gran Premio d'Austria, Re Simone Violo, Re. Vediamo quindi un recap della classifica. Re, Raffo, Mattia De Campo che ora si mette in copertura di Raffo Idex, poi J Sport, Mattia Metrano, Di Legge, Dedde, una Pulitana un po' più staccata, una Pulitana ha perso tantissimo terreno nel valzer dei pit stop, era incollata a J Sport, adesso la differenza è di quasi 4 secondi dal pilota Ferrari, poi Mauro Perazzo nono, decimo Marco Gano, undicesimo Flaminio, anche lui ha perso un po' con i pit stop, è stato passato sia da Mauro sia da Marco Gani, da Marco Gano, quindi dalle due Williams, e prende anche 3 secondi di penalità purtroppo che peseranno sulla sua gara. Fenicella che ha appena danneggiato leggermente la sua ala anteriore, Melissano, Patrick Speri, Kestrel, Matteo Profilo e Kaiser Mette. Questo è il recap quando siamo al 28esimo dei 36 giri in programma per questo GP d'Austria. Recomanda 8 secondi, 7-9 adesso, quindi Raffo sta cercando di riavvicinarsi, sta spingendo, ma il distacco non si apre nei confronti di Matteo De Campo, che può rimanere anche lì tranquillo in terza posizione, tanto poi con le penalità ritornerebbe secondo. Assolutamente, Re adesso può anche andare a fare una passeggiata, possiamo dire, se la deve prendere con calma e con comodo, perché il distacco ce l'ha e è abbondante anche, possiamo dirlo. E vedo anche un G-Sport che oramai ha perso contatto nei confronti di Mattia De Campo, secondo me non ne avrà per riuscire a prenderlo. E Raffo, quello che potrebbe sperare Raffo è che Matthew dovrebbe prendere almeno 3 secondi anche lui, ma se non la vedo dura, perché il pilota dell'Alfa Romeo in questo momento ha un solo avviso, mentre Raffo ha 3 secondi senza un altro avviso. Sì, direi che questo sia un ragionamento che ci permette anche di avvicinarci al finale di gara con un po' più di chiarezza in termini di classifica. Abbiamo Mattia De Metrano che prova con insistenza a passare J Sport, freni incandescenti nella staccata di curva 3, sfruttano tutta la pista in uscita dal rampino, le due Ferrari che schiacciano a sandwich l'Alfa Tauri di Mattia Metrano e poi poco più dietro Dedde, che ha la possibilità di finire questa gara nel caso in cui infilassi i 3 piloti davanti in quarta posizione. Sarebbero ottimi punti per Milton Keynes, per Red Bull. Guardate che spettacolo questa inquadratura che si apre a tutto il secondo settore e l'inizio, tutta la parte finale del secondo settore e l'inizio del T3. La differenza nella gestione degli pneumatici è questa a livello grafico. Non so se fidarmi di questa statistica, nella realtà non funziona, però magari nel gioco sì. Ho sempre un po' dei dubbi. Comunque il resto è aperto per Mattia Metrano, quindi ancora siamo lì. La scena è sempre la stessa. E io ti dico che forse magari Mattia aspetterà gli ultimi 3 giri per attaccare, o l'ultimo giro, perché in questo momento sta lì. Attenzione però a Dedde, attenzione a Dedde che è l'unica vettura. Dentro
ci prova, non è vero, pensavo andasse all'interno, ma Di Leggi ha tirato una staccata incredibile, perde velocità in uscita e questo è il momento giusto per Ded, che a sua volta finisce quasi contro il guardrail, stava per andare in testa a coda impattando contro le barriere, contro le protezioni all'interno di curva 3. Di Leggi ha cercato una staccata veramente veramente profonda, quasi impensabile, ed è quasi andato a tamponare Mattia Metrano, che probabilmente non si è accorto di nulla. Sì, meno male, perché quello forse l'intento di Leggi era tirare la staccata forte per evitare di essere attaccato da Dead, che magari non si aspettava un attacco simile del pilota della Red Bull. Fortunatamente non c'è stato nessun contatto, però di Leggi ha perso un pochino nei confronti di Metrano, mentre Dead è sempre lì, calza veramente la vettura della di Leggi, incredibile. Sì, è ancora molto molto vicino. Di Leggi con quella sbavatura ha perso un po' di terreno da Mattia Metrano, infatti il distacco è di 7 decimi, però con il DRS può sicuramente ritornare sotto. Dead sfrutta la scia, attiva la modalità overtake, la modalità sorpasso, alla traiettoria interna disponibile, ma Di Leggi stacca molto tardi e quindi protegge la sesta posizione. Siamo al 31esimo giro di gara, Di Leggi si protegge da Dead, una Pulitan potrebbe anche rinvenire, anche se poi avrebbe 3 secondi di penalità a pesare sulla sua gara. Questa battaglia, questo confronto a 4 potrebbe reinserire una Pulitan, vedremo se sarà così. Emanuele Felicella risponde a Melissano, una battaglia che dura praticamente dall'inizio del secondo stint. 12esima posizione, siamo in radio cronaca per Emanuele Felicella, che sta cercando di resistere con un'ala davvero tanta danneggiata, e Flaminio è tornato in top 10 perché ha passato da poco Marco Gano, ha scavalcato la Williams del suo grande amico Marco Gano ed è rientrato in zona, nella vecchia zona punti, ecco perché regolamento, ricordiamo, è stato modificato. Una Pulitan, ecco, il mio discorso su una Pulitan si annulla qui, perché Napo prende altri 3 secondi di penalità, in totale, come dice la grafica, sono 6. Inizia il 32esimo giro, per i piloti lì davanti è già cominciato da un bel po', adesso invece siamo sul quarto, il quinto, il sesto ed il settimo da J-Sport. Tra J-Sport e Dead c'è un secondo, attenzione, la vettura... Mattia, sì, forse lieve lag per il pilota della esatto. E non è più neanche in classifica. Vero, strano. È 16esimo. No, e lo conosco questo bug, è un problema adesso, perché andiamo, è un problema incredibile per Di Leggi. Sì, purtroppo non sapevo l'attenzione, vediamo. Adesso sembra essere tornato a fisica, esatto. Meno male. Mamma mia, però che paura adesso. Che sarà veramente, se ne sarà per così addosso per questa cosa, perché... Adesso anche con la pressione di Dead e vedere una vettura che ti va via all'improvviso là davanti a pochi millesimi è veramente terrificante. Per ora Re comanda 9 secondi e 7 di vantaggio, gara dominata questa seconda manche, non ha avuto altro padrone al di fuori di Re. Poi Raffo in seconda piazza, ma sarebbe terzo per la penalità. E poi abbiamo anche Jakub Rukita, J-Sport, che cerca in ogni modo di difendersi, cambia traiettoria, poi si mette tutto all'esterno, a filo dell'erba. Attenzione a Dede, ancora sul Di Leggi, vediamo se arriva il sorpasso. Andiamo sul pilota Red Bull con Dede, che ha cercato di infilarsi, ma il distacco era eccessivo, sempre su quei 2 decimi che non bastano a Dede per scavalcare Di Leggi. Di Leggi è molto aiutato dal fatto di aver disponibile il DRS, è aiutato da Mattia Metrano, che a sua volta viene trainato da Jakub Rukita. Come se andrebbe a stravolgere anche la serata di Jakub Rukita. Nella prima gara molto lontano, adesso invece non perderebbe troppi punti da Mattia De Campo. Tutto sommato, serata salvata, ecco. Sì, diciamo. Un pizzico di fortuna. Diciamo così, però ancora la gara non è finita, attenzione. Assolutamente. Perché c'è Ametrano che è lì che lo sta pressando, lo sta cominciando. Sta cominciando a farsi vedere molto molto velocemente. Adesso è uscito fortissimo in questa curva. Attenzione, infatti, eccolo. Va all'interno Mattia Metrano. Prima di curva 1 chiude il sorpasso. E credo che qui ci sia stata un po' di astuzia di J-Sport, che ha aspettato il detection point per poi avere lui il DRS. Infatti così è. Nel frattempo Dede rimane alle spalle di Luigi Di Leggi. No. E tanta battaglia anche tra Melissano ed Emanuele Felicella. Io voglio vedere lei, ci ha provato Dede, e all'esterno, Dede all'esterno, su Luigi Di Leggi, sorpasso incredibile. Aspetta, perché non è finita. Incredibile. Non è finita, Di Leggi dentro ancora all'interno, tira la staccatura, Dede all'esterno e riesce a tenersi la posizione. Grandissima mossa di Dede, grandissima.
e sorpasso costruito tutto all'esterno di curva 3 per Dede, che è riuscito a sfruttare la maggior scorrevolezza della sua traiettoria per poi spalancare il gas con le ruote dritte, scatenare tutti i 1000 cavalli quasi della Power Unit Honda e passare con il DRS Luigi Di Reggio, che aveva a sua volta attiva l'ala mobile ma non è riuscito all'interno di curva 4 a rispondere al portacolori Red Bull, che quindi è salito in sesta posizione. Siamo alla vigilia dell'ultimo giro di gara, siamo nel penultimo per Re, per Raffo, per Matthew, per Ametrano, per J-Sport, per Dede, Di Legge, una Pulitan che è arrivato un secondo e mezzo grazie a queste battaglie, a questi confronti, Mauro Perasso e Flaminio, tutti nel penultimo giro di gara. Intanto Mattia De Campo passa Raffo e ritorna in seconda posizione, la stessa nella quale dovrebbe finire la gara a prescindere dalla posizione di Raffo, con quest'ultimo che dovrà subire 3 secondi di penalità sul tempo totale di gara. Ma torniamo indietro, Alessandro, dalla regia, perché Mattia Metrano è quarto, J-Sport in quinta posizione, potrebbe essere beffato proprio in questi ultimi chilometri di gara, con Metrano che a Metrano è riuscito a passare proprio nel rettilineo di partenza del traguardo, che dir si voglia, ottenendo la quarta posizione. J-Sport quinto, sesto Dede, posizione artigliata dalla Red Bull proprio in curva 3, un giro fa Di Legge Skoda in uscita da curva 6, sta un po' faticando Di Legge a tenere il ritmo, Simone. Sì, attenzione, e attenzione adesso all'ultimo giro per J-Sport, perché deve sfruttare adesso. Deve sfruttare adesso, perché forse magari l'errore di Ametrano ad attaccare adesso non è stato lontano. Lontano, però c'è ancora due zone di RS. Questa è la prossima e la prossima ancora. Attenzione. E Re ha iniziato l'ultimo giro di gara per involarsi verso la quarta vittoria in stagione. È molto vicino a J-Sport, 3 decimi, DRS adesso ci prova, è il momento giusto per provarci. Ferrari contro Alfa Tauri, J-Sport all'esterno, Mattia Metrano copre l'interno, quasi si toccano con Ametrano che protegge la traiettoria più vicina al cordolo. J-Sport tutto all'esterno, viene portato largo, molto corretti però, entrambi si lasciano al giusto spazio, c'è ancora un piccolo grandissimo. Ametrano sposta la sua traiettoria da destra a sinistra, attenzione perché tira la staccata all'esterno di curva 4, più staccata si toccano e J-Sport finisce insieme testa a coda, coinvolgendo anche povero Dede che si è ritrovato lì, la Ferrari di J-Sport che si ritira, colpo di scena nell'ultimo giro di gara, lotta molto corretta fino a curva 4 del 36esimo giro. Intanto Simone Violo vince dominando il Gran Premio d'Austria, quarta vittoria in stagione per il pilota Mercedes, che non ha avuto rivali in questa seconda manche. Mattia De Campo secondo, terzo Raffo che completa il podio. Grande, grande peccato per quello che è successo tra Mattia Metrano e J-Sport. Si sono rispettati per tutto il Gran Premio, per tutta la gara. Poi c'è stato il contatto nel finale proprio in curva 4 e lì J-Sport si è girato. In mezzo è finito a questo contatto e a questo incidente Dede, che ha danneggiato l'ala anteriore, ne ha approfittato Di Legge che ringrazia e chiude la gara in quinta posizione. Una Pulitan settimo, poi Mauro Perazzo ottavo, nono Marco Gano e decimo Luca Flaminio. Fuori dalla top 10, sempre in zona punti, Patrick Speri, poi Melissano, Emanuele Felicella, Topping Kestrel, J-Sport che è ritirato, chiude la gara in quindicesima piazza, Matteo Profilo, Kaiser Mente e Lopensky. Questi sono i 18 piloti che hanno corso il Gran Premio d'Austria, la seconda manche. Io sono molto curioso dell'onboard che sicuramente verrà richiesto dalla direzione gara, perché io credo che il reclamo di J-Sport sia praticamente scontato. Assolutamente sì, perché l'abbiamo visto che ha provato l'attacco, però non c'è stato, forse non c'è stato spazio, non ha lasciato leggermente spazio oppure ha bloccato lui. Adesso bisognerà vedere nel post gara, però comunque grandissima, e ripeto grandissima, la prestazione di questa sera di Re, che veramente ha fatto vedere che cosa è in grado di fare questo ragazzo, perché in queste ultime gare è riuscito a fare delle cose incredibili, veramente fenomenale. Intanto Alberto Farris in chat, credo che mi citi, G-Sport non perderà tanti punti da Matthew Cheat. E tu l'avevi detto, aspettiamo perché non è ancora finita, l'avevi detto 3-4 giri fa, Simone, aiuto. Sì. E infatti quello che dico si avvera sempre. Aiuto. E anche in CVR 46 J-Sport sarà furibondo, vedremo. La visuale nostra era dall'alto, quindi abbiamo anche avuto bene un po', abbiamo visto bene le differenze di traiettorie. Peccato perché fino a curva 3 si erano rispettati, siamo un po' al limite, però
non c'era mai stato un contatto così pesante. Dunque, andiamo a rifare un recap. Si chiude il Gran Premio d'Austria con la vittoria di Re davanti a Mattia De Campo, poi Raffo che chiude la gara in terza posizione, quindi podio per lui. Mattia Metrano quarto, posizione credo sul giudice per quello che è successo con Jakub Rokita, con J-Sport nell'ultimo giro di gara. Di Reggio quinto, sesto Ded, settimo Napolitan, poi Mauro Perazzo, Zeta Pro Mauro in ottava posizione, Marco Gano, Flaminio Speri e poi Melissano davanti a Emanuele Felice, l'ha battuto proprio all'ultimo. Sono molto curioso anche della battaglia. Vorrei rivedere la battaglia tra Melissano e Felicella. Purtroppo non siamo riusciti a parlarne molto per ovvi motivi, per duelli un po' più in alto in classifica, ma anche loro hanno scambiato la posizione tantissime volte. Vedevo la classifica praticamente impazzita. Assolutamente, adesso aspettiamo i nostri tre piloti e probabilmente anche sono curioso di capire l'andamento di Matthew, perché era molto strano l'andamento. Sì, le interviste credo che andranno un po' a chiarire tutti gli aspetti. Non so se abbiamo già i piloti. Abbiamo Raffo che è ancora col microfono staccato, e poi fra poco arriveranno anche Matthew e Ci sono, ci sono. Re. Eccolo, è arrivato Raffo Idex. E aspettiamo un attimo a Bendy e vediamo un attimo. Sì, stiamo attendendo che si accendano anche le videocamere, così possiamo partire col salottino. Allora, Comunque, gara che non mi sarei mai aspettato con questo finale. Povero Dedde. Alla fine ci ha rimesso anche Dedde dal nulla. È stato coinvolto in quel contatto lì. Vabbè, ci può stare. Allora, abbiamo Raffo. In questo momento potremmo anche partire con lui. Partiamo con Raffo, dai. Ciao Raffo. buonasera. Allora, vado io, poi lascio la parola agli altri. Com'è stata questa gara? È scontato anche parlare dei 3 secondi, perché lì hai perso il secondo posto, effettivamente. E che ne pensi di questa tua prestazione in Austria? No, sicuramente sono molto contento. L'unica pecca appunto sono i secondi di penalità, ma vabbè, al 100 li ho presi praticamente tutti andando largo. E quando abbiamo ricreato al 50, tutti andando stretto, perché con la macchina più leggera non me l'aspettavo che sterzasse così tanto. Quindi ho preso tre avvertimenti stupidissimi in 3 giri. Per il resto sono molto contento perché comunque sono riuscito a tenere il passo di quelli davanti, soprattutto la prima lobby. E dove al centro che faccio ancora un po' fatica, diciamo, soprattutto inizio a gara con la macchina più pesante. Invece al 50 Re aveva un altro passo, era alienante. E mentre Matthew più o meno gli stavo attaccato, per un momento forse ne avevo un pelino di più, ma comunque avevo un consumo molto più alto rispetto agli altri, credo, perché con Dead avevo una differenza del 7-8% sulla gomma. Quindi comunque sono molto contento, sono riuscito a creare il gap dei 3 secondi, mi è andata un po' di fortuna con la sosta e finalmente credo sia un podio, speriamo. Aspetto il post-gara però per dire. Simone? Ma io non ho domande, direi che possiamo passare al prossimo, a Simone Viola che in questo momento è con noi. Direi di sì, andiamo da Simone, dal vincitore della gara, quarta vittoria in stagione per Simone e benvenuto nel parco chiuso, nella zona dedicata alle interviste. E direi differenza spaventosa tra la 100% e la 50%, è come se la gara, se il tuo equilibrio rispetto agli altri fosse cambiato da un momento all'altro. Dove pensi di aver fatto la differenza? La differenza secondo me non è stata tra la 50 e la 100, secondo me il passo era più o meno simile, però il fatto è che sono riuscito a togliere subito il DRS nella 50, mentre nella prima partenza della 100 purtroppo non sono riuscito perché avevo paura un po' a spingere, perché macchina carica e comunque avevo paura di sbagliare, però nella 50 ero sicuro che potevo spingere senza problemi, infatti sono riuscito subito a togliere il DRS e a spingere più che potevo per allungare ed evitare l'undercut. Ok, e quindi abbiamo il motivo. Pensi che in questo senso, allora anche nella 100%, senza il DRS di Mattia De Campo, avresti allungato in questo modo? Non ho la certezza perché, beh, con i secchi in mano non si può andare da Sì, nessuna certo. parte, però magari, cioè, vedevo che nel T2 allungavo, poi però T3 dove c'era un po' di scia e il T1 soprattutto col DRS mi riprendeva,
Quindi ho detto, vabbè, ormai sto così, aspetto le soste e vediamo. Invece nella 50, appena ho perso il DRS, sono riuscito ad allungare, quindi penso che la motivazione sia stata quella. Comunque è stato molto difficile, più che altro perché dopo Francia avevo paura per il volante che creasse altri problemi. Quindi ho detto, se ne ho di più, creo il margine maggiore che posso creare, così se c'è un altro problema ho il tempo di staccare, riattaccare il volante e ripartire. Ok, Simone, domande per Re? Una domanda ce l'ho e dopo un inizio di campionato un po' così così, adesso ti vediamo un po' arrembante, sempre primo, sempre nelle prime posizioni e fare anche delle rimonte incredibili. Pensi che puoi giocarti il campionato molto più facilmente oppure vedi un campionato alla pari con Mattia? Guardando la classifica, sicuramente alla pari perché è ancora davanti lui. Nonostante comunque le ultime gare magari è un po' meno in forma, comunque ha sfortune e cose varie. Sicuramente è ancora aperto e sarà difficilissimo. E mi aspetto un campionato come nella realtà fino alla fine, molto vicini con i punti anche con Jacopo, nonostante il ritiro. Perfetto, io potrei anche far passare la mano a Mattia, se Ciao Mattia. ci abbiamo. Sì. Ciao, ciao ciao. Ciao Mattia. Voglio Tutto sapere? bene? No, se ci siete non va bene. Infatti, sono depresso stasera. Allora Mattia, ti vorrei chiedere, innanzitutto, perché secondo te questo scarto prestazionale tra la 100% e la 50%? Nella 100, nella prima manche, diciamo, sei stato molto vicino a Re, lo hai seguito, sei riuscito a stare anche davanti, mentre nella 50% tutto il contrario. Pensieri? Motivo? Motivo penso che perché lui è partito primo, invece nella 100 l'ho partito prima io e quindi lui non aveva avuto tutti e due i giri per darmi il secondo di scarto del DRS, perché sennò penso che sarebbe risultato penso più o meno uguale. Diciamo che sì, non, allora scarto prestazionale dalla 50 alla 100 penso per il fatto che comunque la 50 non l'ho provata. Io quando provo, cioè quando non provo faccio proprio schifo, infatti all'inizio faccio un po' di fatica. E poi non so, non mi aspettavo questi 4-5 decimi al giro in una pista da 1 minuto, infatti sono abbastanza depresso per il passo. Però vabbè, vediamo poi come va. Diciamo che volevo dare il secondo a Raffo per riuscire a stare almeno da solo secondo, solo che è riuscito comunque a tenerlo e lì è stata una lotta tra me e lui. E quindi non so, diciamo che comunque sono contento perché, come detto già l'altra volta, sto facendo un campionato abbastanza buono, riesco sempre a stare davanti e non ho quegli intoppi che avevo gli altri anni. D'altro canto, comunque, siamo praticamente bene o male, sempre solo io e lui più un outsider. E diciamo che ogni volta perdere 7 punti così non è molto buono per il campionato, visto che comunque sono ancora lì. Vediamo poi come va, ma non sono molto fiducioso se il passo rimane questo qua. Simone? Ma io ti dico, tanto hai fatto una buona gara, però quello che mi sorge sempre un dubbio, ti spaventa questo andamento di Re oppure ti senti al suo stesso livello? Allora, sullo stesso livello assolutamente no, sembra di essere un po' contro Michele l'anno scorso, che non sapevo da dove riuscire a tirare fuori quei decimi. La cosa che mi spaventa è che anche gli altri dietro si sono avvicinati un po' a me, quindi magari il problema sono io che non sono migliorato tanto come gli altri. E quindi devo vedere un po' se magari nelle prossime gare magari riesco ad avere un po' più di feeling o non saprei, magari un setup migliore. Non riesco veramente a capire dove perdo così tanto, anche perché in Austria pensavo di essere un po' più vicino, soprattutto rispetto a Francia, invece ero quasi più vicino in Francia, quindi vediamo poi come va. Comunque complimenti a te perché veramente ha fatto un incremento, penso, assurdo. Penso che nessuno abbia mai fatto così, un incremento così alto da inizio ad ora e anche a Rafa, perché comunque sono già 2 gare che è lì troppo vicino. Grazie. Ragazzi, io non so quale sia la scaletta da questo momento in poi, sono ignorante perché è il primo salottino Sì, fitto che faccio. abbiamo il driver of the day. Ok. Però prima, se magari ci fossero delle domande in chat, allora avrebbero Stavo la leggendo. precedenza, oppure eventuali altre vostre domande. C'è una domanda per Re da parte di NCVR46. In gara dove hai dato di più tu o di meno Matthew? L'Austria è il tuo circuito preferito? Allora, la prima domanda ha avuto già una risposta. Facciamo la Ok. seconda. L'Austria è il tuo circuito preferito?
Non preferito, però uno dei circuiti in cui mi trovo sicuramente bene, tra i Ok. tanti. Perché NC ti ricorda sempre molto veloce in questa pista. Vero. Altre domande? Non ne vedo, ho tante osservazioni. Per quanto riguarda le domande della chat, non vedo nulla. Per i posteri, se possibile, no, una io. Risposta secca, al solito, tutti quanti, partendo dal podio. Simo? Re? Sì. Ok, no, ti vedevo impegnato, No, immagino. no, 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 ci sono già. Max o Lewis? Max, tutta la vita Max. Matthew? Mattia? Max, anch'io. Raffo? La Max, Madonna. Steph? Beh, Non ti bene, la macchina rispondo. che guida è quella. Non ti rispondo, non ti rispondo perché dovresti saggiare per la domanda, quindi, anzi la risposta, quindi. Per la risposta di Matteo invece seguitelo sui social, su YouTube, iniziato a fare. Andate. Io la risposta non la do perché faccio sfiga, dico Leclerc. Dai, così lo buttano fuori ancora, ma basta. Tanto non è che cambi molto nella logica, nell'economia del campionato. Nel costruttore Sì, sì, però. nel costruttore sì, nel costruttore sì. Secondo me, dai, avete detto tutti Verstappen, dico Hamilton, anche se preferirei Si sa che niente può andare storto Hamilton in questa gara, Hamilton lo ormai è di sappiamo sua, tutti che ha già vinto ormai è di praticamente. Hamilton. Cosa può andare Nulla storto? può Non gli andare va mai storto. niente, Cosa potrà mai male. accadergli? Cosa potrà mai come Ai, svirgola ai, 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 ai. sui cordoli solo lui. No, 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 no. Mi ricordo la stessa frase detta da Bandy l'anno scorso su Sdem. Nulla gli può Non andare voglio, storto. no, 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 non voglio ricordi. Ah, aspettate, ci chiedono il pronostico di Bandy. Beh, ovviamente Hamilton. Cioè. Giusto. Che L'ho sarebbe quindi. detto Sì, anche nel tuo podcast, Matteo. lo so, però il pronostico è. Cioè, quindi il tuo pronostico è il contrario, giusto? Di Cioè, solito sì. è tipo inverso. Sì, Però di lui solito odia sì. Verstappen, quindi secondo Solo me. che siccome forse l'ho ripetuto così tante volte che forse poi perde un po' la magia, quindi mi devo Non lo so. fermare. È dal 2015 che funzioni così, quindi non penso che possa cambiare qualcosa. Vedremo. Vedremo, dai. Ragazzi, complimenti a tutti. Non so poi se ci sono altre domande da parte della chat. Ah, ecco, vorrei chiedere a Marco. Mark, accettiamo il Geller del fit? C'è Mark? Probabilmente no, è nel partito scheda, quindi No, appena no. che. Cavolo, volevo sapere come sono andati i ragazzi per i tagli tra Crims, però non mi pare di aver visto troppi tagli, anzi. No, Poi era Austin. solo curva 1 e quando ho dato una mano erano abbastanza educati, soprattutto perché il panettone interno deincentivava. No, era una cosa assurda. Cioè, lo prendevi mezzo millimetro più interno, la macchina si girava completamente. Cioè, andavi a bandiera. Era prenderlo in pieno rischiava anche di rompere il fondo. Sì, vabbè, è un po' esagerato, ecco. Bene. Rispetto alla realtà. E ragazzi, possiamo dare l'appuntamento ai prossimi round? No, C'è la aspetta, Pandoro prima Race, c'è il giusto? driver of the day. Ah, Prima c'è il non driver l'abbiamo of detto, the mi sono dimenticato. Andiamo con il driver of the day. day. Bendy, lo dici te oppure vado io? È indifferente, posso anche andare io. Allora, Vai, per il vai, vai. driver of the day vince Re con il 40% dei voti. Poi abbiamo a pari merito Raffo Idex e Mattia Metrano con il 20% e il 20% di voti, entrambi. Poi abbiamo di J Sport 10% e Di Legge 10%. Ok, direi che Re ovviamente ha in un certo senso Dominato. dominato, ha stradominato Strada. sia in pista che nel Driver of the Day. Siete d'accordo? Voi in cabina di commento? Che il vostro pilota del giorno quale sarebbe? Raffo Idex. Raffo. Grazie, Raffo. non fosse stato per l'ultimo giro a Metrano. Però con la chiusura finale un po' insomma. Sì. E Bandy? Diciamo che per quello che ha fatto, sì, sono d'accordo con la votazione, cioè Re ha praticamente stradominato, ha Sessore. dato die circa 10 secondi a tutto il gruppo dal secondo in poi, quindi sì, cioè nel senso ci sta.
Ci sta assolutamente. E altri pronostici, altre votazioni non ne vedo neanche. Per la Pandoro, Pitaccio deve tornare in pista con il feat. Oh, lo sai, ci stavo pensando, eh. Ci stavo pensando. Ho preso F1 settimana, quindi ci potrei pensare. Anche se mi piace molto commentare. Devo vedere, mi piacerebbe però tornare a correre. E al prossimo appuntamento, ragazzi, si va in terra britannica, Silverstone, giusto? Sì, tra una 16 settimana. dicembre. Tra 16 una settimana. dicembre. E vedremo come andrà avanti il campionato. Non un round, poi si va con la pausa natalizia. Pausa natalizia che appunto porterà in pista la Pandoro Race. Si ritornerà in pista con il Gran Premio a Imola, Emilia Romagna e Made in Italy, il 13 gennaio, poi Ungheria, Belgio, Olanda, Italia, Giappone, Stati Uniti, Messico, Brasile, Jeddah e Abu Dhabi, che chiuderà la stagione. E in questo caso, ragazzi, direi che possiamo chiudere? O c'è altro? No, Solo possiamo chiudere. ricordiamo l'appuntamento a domani con la Prime, Ah, c'è con la gli Prime, altri è vero. campionati. Poi sì, al solito, quindi col fit in generale a domani con la Esatto. Master, come ben detto, al 16. Quindi grazie mille, Matteo, per il commento di questa serata, come di consueto, splendido. Grazie a voi, è stato un piacere. Ovviamente anche a Stem, pronto a scambiarsi in qualsiasi ruolo. Come sempre, un piacere per me. In questo particolare momento, Pitaccio è particolarmente splendido, poi è anche Viola, fucsia, sono ragazzi. Viola. Ringraziamo anche i primi tre classificati. Grazie, Simone. Buonanotte. Grazie a voi, buonanotte a tutti. Grazie, Mattia. Buonanotte. Grazie a voi, buonanotte. Grazie, Raffo. Buonanotte. Buonanotte. Ovviamente anche a Bendy e tutti i ragazzi dei gruppi di lavoro, staff in generale che hanno portato avanti questa settimana il campionato di fitta. Grazie Bendy, buonanotte. Grazie a voi, grazie a tutti, buonanotte e alla prossima. Ed ovviamente anche in conclusione a tutta quanta la chat, ci vediamo sui vari social, Instagram, Telegram e sul sito www.forumitalianteam.com. Anche da parte mia, Raffaele Lelli, per voi Roche è tutto. Grazie e buonanotte. 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 Ciao ciao. Matteo, ma dove sei? Sei in un night? Ma Sono giuro. andato da donne prosperanti e prosperose, anzi. Sono proprio. Un colorino che amerà YouTube. E beh.